Ciao e benvenuti su MT Business Central. Vi raccontiamo oggi le nostre impressioni di guida della Canyon Spectral CF7. Le sospensioni sono state regolate per ottenere un sag di circa il 25% su forcella e ammortizzatore per un peso del biker di 78 kg rispettivamente a 85 e 180 PSI. E le gomme sono state gonfiate a 1,8 e 1,9 bar anteriore e posteriore. L'assetto di guida vede una posizione molto ben centrata fra le ruote con un reach di 415 mm, ricordiamo che questa è taglia S, angolo di sterzo di 66 gradi, carro 430 mm, passo 1155 mm e altezza del movimento centrale a 328 mm. Si tratta di misure perfettamente in linea con il tipo di utilizzo e con le tendenze attuali per una bici abbastanza bassa e lunga. Grazie all'angolo sella di 74,5 gradi, la spinta sui pedali è molto redditizia e la bici reagisce bene quando vogliamo aumentare il ritmo. Rimane stabile e ben attaccata a terra, con uno sterzo preciso e facile da direzionare dove vogliamo. La sospensione posteriore è sensibile e contribuisce alla trazione della bici sui terreni accidentati. Se proprio spingiamo forte sui pedali, c'è un leggerissimo dondolio della sospensione che è eventualmente eliminabile mettendo la levetta del RockShox Super Deluxe su pedal, l'altra posizione è la open, oppure aumentando la low speed compression che si occupa proprio di filtrare i trasferimenti di carico, gli spostamenti del peso del biker sulla bici, lasciando la sospensione libera di assorbire gli urti che arrivano dagli impatti col terreno. Le ruote sono un po' pesanti e rallentano la bici come velocità generale in salita e nei cambi di ritmo, per cui è bene mantenere il più costante e rotonda possibile la spinta sui pedali per non affaticarsi troppo. La rapportatura è però perfetta, è una 1x12 con pacco pignoni 10-50 e corona 32 denti e permette di salire dovunque. In discesa la Spectral è reattiva e molto agile, la si riesce a spostare in un istante da un lato all'altro del sentiero, se ad esempio ci piace questo tipo di guida particolarmente attiva. Attenzione, non è che la bici non sia stabile sul dritto, ma è che è veramente fatta per essere maltrattata, per così dire. La sensibilità delle sospensioni restituisce tanto grip e il sostegno a metà corsa permette di uscire sempre con buona velocità dalle curve. L'avantreno è robusto, con la forcella Pike da 160 mm che assorbe di tutto. L'angolo di 66 gradi rende lo sterzo facile da controllare, con reazioni mai brusche e traiettorie precise. Il movimento centrale da 328 mm è abbastanza basso da contribuire a una certa stabilità della bici. E sono state tra l'altro accorciate di 5 mm le pedivelle su tutte le taglie rispetto alle bici 2018. Sulla taglia S sono da 165 mm. Il carro da 430 mm rende la Spectral allo stesso tempo agile sullo stretto, molto versatile dunque in generale, a suo agio su una grandissima varietà di terreni, curve e pendenze. La sospensione posteriore è piuttosto progressiva e gli urti più grandi vengono assorbiti con molta efficacia, invitando il biker a spingere sempre e a trarre il massimo da ogni discesa, da ogni sentiero. Il prezzo è come sempre un punto forte di Canyon, che anche con la Spectral offre tanti allestimenti per tutte le tasche. 2.999 euro è una cifra allettante per entrare in possesso di una bici in carbonio ben allestita, con specifiche soluzioni tecniche e ben rifinita nei dettagli. La Spectral è una buona scalatrice e un'ottima discesista, agile e molto divertente da guidare. La classifichiamo come all mountain anche enduro, una bici con un ampio spettro di utilizzo, anche se per un uso enduro più strettamente agonistico, per situazioni ancora più estreme, ci sono la nuovissima Strive 29 pollici o la Torque. Se vi è piaciuto questo video mettete un like e condividetelo sui social con i vostri amici e non scordatevi di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per sapere quando pubblicheremo un nuovo video. A presto con il prossimo test su MT Business Central.